È autunno inoltrato, le giornate si accorciano. Anche i giorni della vendemmia sono ormai un ricordo. Ancor più le gite fuori porta e le lunghe giornate che hanno caratterizzato i weekend estivi. Inoltre, le ore di luce per fotografare si fanno sempre più esigue. Insomma, siamo entrati in una stagione durante la quale la maggior parte dei fotoamatori ripone nell'armadio la propria attrezzatura, in attesa della primavera. Ma le macchine fotografiche non sono vegetali e non hanno bisogno del riposo invernale, e nemmeno i fotografi del resto. Quindi lasciate che sia il gatto a godersi il camino acceso, indossate un maglione pesante e uscite, perché proprio in questa stagione di giornate corte e di weekend in città è possibile sperimentare con soddisfazione la fotografia notturna. A parte la suggestione delle strade illuminate, dei palazzi e dei monumenti rischiarati dalle luci artificiali, dei riflessi magici creati dall'asfalto bagnato di pioggia, dei mercatini natalizi, resta il fatto che di notte è possibile isolare i soggetti escludendo quei brutti sfondi che durante il giorno ne disturbano la lettura. Un altro vantaggio è rappresentato dalla possibilità di fotografare la gente senza che nessuno, o quasi, appaia chiaramente riconoscibile. I tempi di otturazione sono talmente lunghi che chiunque si sposti anche di poco all'interno dell'inquadratura verrà reso come una figura sfumata e indistinta grazie al mosso. Sono quelli che in gergo si definiscono fantasmi e che risolvono al fotografo i problemi legali rappresentati dal pubblicare immagini in cui compaiono delle persone. Precauzioni? Una sola. Cavalletto obbligatorio. Consigli? Impostate il valore ISO più basso possibile, meglio quello nativo del sensore, allo scopo di evitare il rumore elettronico sempre in agguato nelle zone d'ombra uniforme. Il lungo tempo di otturazione non costituirà un problema, dato che la macchina sarà montata sul cavalletto. A proposito, se usate un obiettivo stabilizzato, escludete lo stabilizzatore. Quando la macchina è sul cavalletto, cioè ferma, lo stabilizzatore rischia di impazzire, causando paradossalmente immagini mosse. Non ci credete, eh? Provate. Le pose lunghe e il conseguente surriscaldamento del sensore possono provocare un aumento del rumore elettronico. In quasi tutte le reflex è possibile impostare via menu la riduzione del rumore con pose lunghe. Problemi di esposizione? Quasi nessuno. Gli esposimetri moderni sono perfettamente in grado di bilanciare alte luci e ombre profonde, a patto di scegliere con oculatezza il sistema di misurazione, adeguandolo al soggetto. E, in ogni caso, è sempre possibile correggere l'esposizione in post-produzione. RAW obbligatorio, ça va sans dire. Comunque è meglio sovraesporre che sottoesporre. Moderare le alte luci non è un problema, mentre tirare su le ombre ci costringe a tirare su anche un bel po' di rumore elettronico. Anche in questo caso vale la regola dell'ETTR, Exposed to the Right, perché è nella zona delle alte luci che il sensore registra la maggior parte delle informazioni. Poi, in fase di trattamento, si decrementa l'esposizione, ottenendo così una buona gamma dinamica unita a una drastica riduzione del rumore elettronico. E le alte luci bruciate? Beh, dipende. Se a essere bruciata è la facciata di un palazzo, allora non va bene, l'esposizione deve essere corretta. Ma se a essere bruciate sono le luci dei lampioni, e chi se ne frega? Chi guarda la fotografia è abituato a pensare che la luce di un lampione sia bianca, anzi abbagliante, perché così la percepisce a occhio nudo e di sicuro non si aspetta di distinguere il filamento della lampadina. Quindi non facciamoci paranoie se vediamo sull'istogramma la temuta righetta verticale all'estrema destra. Se ci sono lampioni o fari, è a quelli che si riferisce l'avvertimento delle alte luci. Ma è possibile fotografare anche fuori città,
là dove non ci sono luci artificiali e l'oscurità è quasi totale? Beh, se l'oscurità è quasi totale, vuol dire che un po' di luce c'è ancora, ad esempio la luce della luna o quella riflessa dalle nuvole. In questo caso è possibilissimo fotografare. Inoltre, se sapremo essere un po' avari con la luce, potremo apprezzare la rotondità della luna, che apparirà sull'immagine finale come una sferetta e non come un disco luminoso. Grazie per l'attenzione e alla prossima!